Ben ritrovata da Augusto Stanco, presidente dell'Olimpia Tennis Irpinia, ben trovato a Sport Channel innanzitutto. Buonasera. Allora, siamo collegati con te oggi perché la scuola di tennis che tu insomma presiedi ha vinto un premio importante a livello nazionale, è stata eletta come primo club school in Campania e tredicesima in Italia. Questo è un risultato, Augusto, molto importante al di là dei numeri perché parliamo di una scuola di tennis di un centro piccolo, insomma non parliamo del capoluogo o di altre realtà più grandi, ma che si è imposta a livello nazionale con il lavoro e soprattutto con il basso profilo, è così? Sì, esattamente. Quindi voi avete vinto questo premio a livello nazionale, ripeto, primi in Campania e tredicesimi a livello nazionale. Ci spieghi quali sono i criteri con i quali siete stati eletti? Sì, prima di tutto tengo a precisare che è il terzo anno consecutivo che arriviamo primi in Campania. Quindi, nonostante è un circolo nato da 4 anni appena, insomma. Ci siamo subito imposti ai vertici sia a livello regionale che nazionale. I criteri, come dicevo, viene attribuito un punteggio a seconda delle attività della scuola di tennis, quindi vengono valutate le prestazioni nei campionati a squadra, singoli, relativamente sempre agli under 20, e quindi a fine corso. Questo punteggio va diciamo, a stabilire la classifica e grazie a Dio, come giustamente hai detto, nonostante le difficoltà grosse che si affrontano tutti i giorni in una realtà piccolissima, non piccola come la nostra, considera che operiamo in un paese di scarsi 3.000 abitanti. Insomma. Quindi con un bacino d'utenza ristrettissimo, e quindi diciamo che come risultato ci inorgoglisce in maniera che voglio dire va oltre ogni limite di immaginazione. Esatto, perché c'è una componente molto importante in quello che tu dicevi. Questa è una valutazione che si fa sulla base di tornei di fatto giovanili, quindi di ragazzini che Esatto. si avvicinano al mondo del tennis e che potrebbero diventare i campioni del futuro. Sì, certamente. Noi abbiamo degli esempi di ragazze e ragazzi che sono usciti dalla nostra scuola e adesso voglio dire, sono all'attenzione della federazione a livello nazionale con classifiche molto, molto alte, tipo 2-1, 2-4. Voglio dire, alla fine siamo orgogliosi, ripeto, perché è una cosa che non potevo nemmeno immaginare. Ma questo qua grazie chiaramente allo staff tecnico, Esatto, nominiamoli il maestro al Pio maestro Mascolini, Pio Sergio. Mascolini, a Sergio Mascolini che proprio ultimamente, qualche giorno fa, ha conseguito diciamo, il diploma di istruttore di secondo grado e la sorella Clarissa che diciamo, è quella che avvia proprio nei primissimi giorni, nei primissimi mesi gli allievi. Insomma. Insomma, anche Sergio Mascolini che tu hai nominato ed anche Clarissa sono ragazzi molto giovani che grazie all'esperienza di Pio, che è comunque un'istituzione nel mondo del tennis Certo. della nostra regione, è stato in grado di costruire insieme a te questa realtà che parte da un piccolo comune come Sturno, ma non a caso, cioè lo fai in una struttura come quella che tu presiedi, che è attrezzata non solo per il tennis ma anche per altro. Insomma, cioè, diciamo che c'è un terreno fertile. Questo è stato determinante perché senza la struttura, chiaramente, grazie a Dio, noi stiamo gestendo questa struttura dal 2008, se non è, insomma, sono circa 13 anni, 15 anni, è una struttura che ci hanno invidiato fino a poco tempo fa, un po' tutti, sia a livello provinciale che regionale, insomma. In effetti non manca niente, ci sono tutte la possibilità di svolgere tutti gli sport, sia a livello agonistico che amatoriale. Chiaramente senza, ripeto, senza la struttura che abbiamo a disposizione, niente sarebbe successo, insomma, è chiaro.
E poi c'è un altro elemento che è quello del Covid, insomma, che si purtroppo si insinua in ogni intervista, in ogni racconto sportivo che facciamo. Il tennis in questo però un po' ha fatto eccezione, perché a differenza degli altri sport ha avuto la sua nicchia che ha continuato anche nei periodi di massima emergenza, essendo uno sport, diciamo, non di contatto e che solitamente, diciamo, si gioca uno contro uno, ha avuto vita un po' più semplice. Voi come avete trascorso questo difficile periodo? Sì, in effetti dopo un primissimo periodo in cui siamo stati chiusi, poi fortunatamente chi doveva decidere ha capito che, essendo uno sport non di contatto, quindi i giocatori si trovano a 12 metri di distanza uno dall'altro, ha ritenuto opportuno, insomma, far continuare l'attività soprattutto a livello agonistico, tant'è che c'è stato un boom di tesseramenti. Perché, visto che nessuno sport si poteva fare, hanno ripiegato tutti sul tennis e c'è stato un boom di tesseramenti, quindi c'è stato anche un ritorno a livello economico per quanto riguarda la federazione. Molto bene, insomma, anche perché immaginiamo che chi si è avvicinato in questi mesi a questo sport, soprattutto lì al Centro Olimpia, sono i più giovani, che in questo momento sono anche più penalizzati, perché magari non frequentando assiduamente la scuola, oppure magari trovandosi le proprie scuole calcio, scuole di pallavolo, di basket chiuse, hanno deciso legittimamente di rivolgersi agli istruttori di tennis per continuare l'attività sportiva e farla in sicurezza. Certo, sì, ripeto, fortunatamente, perché poi in questo periodo proprio qualcuno che aveva iniziato per così, tanto per fare sport, per muoversi, e si è appassionato, ha continuato, e qualcuno, voglio dire, sta ad un livello, un buon livello di preparazione sia tecnica che atletica, insomma. E questo qua ci fa ben sperare per il futuro. Io, avendo visto, insomma, con i miei occhi quello che succede al Centro Olimpia, a Sturno in generale, ho contezza di quella realtà, e la cosa più bella che, insomma, cerchiamo di raccontare ai nostri telespettatori è che lì al Centro Olimpia non ci sono solo i ragazzini, ma ci sono atleti praticamente di tutte le età, cioè chi vuole avvicinarsi ad un percorso da professionista e chi invece vuole, insomma, farsi la partitella settimanale per cercare di svagarsi un po', no? Altro che, qua abbiamo giocatori che vanno da 5 a 75 anni, forse pure sì, soprattutto nel periodo estivo, quando il paese beneficia delle visite dei turisti, e mi trovo a confrontarmi, a far giocare gente anche di 80 anni, e questa è una cosa che poi riempie di gioia, perché sia i bambini piccoli, piccolissimi, che voglio dire sono il cuore della società, sia gli anziani a 80 anni fanno la stessa tenerezza. Certo. Augusto, io comprendo bene l'emozione ed anche l'entusiasmo con il quale tu racconti questa esperienza, proprio per quello che dicevamo all'inizio, perché è una scommessa vinta questa, nel senso che investire su uno sport tra virgolette di nicchia in un paese piccolo come Sturno, ma tutti i paesi sostanzialmente si somigliano in questo, dove il calcio la fa da padrona, è stata una scommessa vinta, e questo premio che da 3 anni vincete, è un senso, ce l'avrà, insomma, questa cosa certamente valorizza il vostro lavoro. Ma indubbiamente, io ho un solo rammarico, il pensiero che, non so, se avessimo avuto qualche sponsor alle spalle che ci avesse aiutato, insomma, nei momenti soprattutto più critici, penso che avremmo potuto fare addirittura di più, ecco. E purtroppo ci dobbiamo limitare, perché ci autogestiamo, ci autotassiamo, è la cosa ha i limiti che ha, perché ad un certo punto uno non può chiedere oltre, voglio dire, c'è un limite oltre il quale non si può andare, insomma. Spero che soprattutto questa intervista serva a far conoscere ancora di più la nostra scuola, la nostra struttura. Chissà, qualcuno che di buona volontà che ci aiuti, soprattutto a livello economico. Assolutamente, anche perché immagino che la tua speranza per il futuro sia quella di far nascere lì, su quei campi, proprio i tennisti del futuro. In questi giorni c'è l'Australian Open, a tal proposito, magari contiamo in alto.
Certo, perché noi, ripeto, essendo una realtà piccola, non possiamo andare oltre certi limiti, nel senso che anche nell'organizzazione di eventi a livello nazionale, insomma, siamo penalizzati, perché ci sono circoli più grandi, accademie, cose, voglio dire, che hanno la precedenza sicuramente, è pure giusto secondo me, insomma. Però come spesso dico, mi ritroverai a dire pure in federazione, dovrebbe aiutare un pochettino di più i piccoli circoli, se no non cresceranno mai, rimarranno sempre allo stesso livello. Anche perché Augusto, a vantaggio di quanto dici, storicamente i grandi campioni nascono proprio dalle piccole realtà, ma che magari nei piccoli paesi trovano quella rabbia, quella spinta, quell'ambizione che li porta a diventare dei campioni veri. Ma sicuramente sì, perché poi c'è anche una sfida che lanciano con loro stessi, nel senso che si pongono dei limiti e si mettono alla prova proprio per poter vedere se sono in grado o meno di raggiungerli. Poi chiaramente quelli più bravi sono attenzionati dalle accademie, chiaramente non possiamo trattenerli, nel senso che presso un'accademia hanno la possibilità di effettuare campionati a squadra anche di Serie A, di Serie B, cosa che noi purtroppo non possiamo permetterci, quindi di confrontarsi con giocatori di alto livello, più bravi di loro, meno bravi, voglio dire, esperienze che prima o poi vanno fatte. Perfetto, Augusto, grazie per essere stato con noi quest'oggi. Noi innanzitutto vi facciamo i complimenti per il premio vinto, li estendiamo anche al maestro Mascolini. È arrivato, e allora se vuoi cedere il posto, non so, facciamo questo cambio tra il presidente e il tecnico. Intanto ti ringrazio per l'attenzione, sperando di continuare così e di farne anche altre in seguito. E noi saremo qui a raccontarvelo. Allora, cambio tra il presidente Augusto Stanco e il tecnico Pio Mascolini. Grazie, buonasera. Ciao Augusto, grazie a te. Allora, Pio Mascolini, il tecnico di questa bella esperienza, abbiamo parlato col presidente Augusto Stanco, abbiamo parlato però anche dei tuoi figli, Pio, di Clarissa e di Sergio, che ti aiutano in questa esperienza. Allora, hai detto tu, tutto in una frase, chi semina bene poi raccoglie, e questo è il succo. In effetti sì, grazie anche ai miei figli e alla collaborazione del presidente Augusto, mettiamo tanta passione, tanto lavoro, e meno male che, perché molte volte non sempre lavorando e mettendoci passione si riesce a ottenere i risultati, perché questo qua è uno sport molto difficile. Ci vuole la complicità sia dei tecnici, sia dei bambini, ma anche e soprattutto dei genitori, che devono avallare, devono accompagnare un pochettino nel percorso di crescita di ogni partito. Hai detto una cosa molto importante, anche perché il premio che voi avete ricevuto è proprio per le attività giovanili, diciamo, quindi sì, per i campioni del futuro, ed è questa, immagino, la vostra speranza. Sì, in effetti il premio viene dato in base ai risultati che ottengono i bambini dell'avviamento della scuola tennis, che fanno attività promozionale tipo un circuito che viene chiamato Fit Program, e poi anche il preagonismo, che cominciano a giocare dei tornei dove si confrontano con coetanei della propria regione o addirittura extra. L'ultima cosa, Pio, un premio che ha ancora più valore perché arriva in un paese piccolo, di una scuola che è nata da poco tempo, però che si sta facendo valere con il silenzio e con il lavoro a grandi livelli. Sì, a me piace parlare poco e fare molto più di fatti. Tanto è vero che ho difficoltà anche a fare questa intervista, perché con il panico della virtuale diretta, sì, è un po', vado un po' in difficoltà. A me piace molto, quando la faccio, quando faccio. Questo, chiaro che poi pretendo anche che
gli allievi rispondano, mi danno qualche cosa. E quindi questo binomio, questo modo di fare, sia regionale che anche nazionale. Perfetto, Pio, grazie. Io ti lascio ai tuoi bimbi e al tuo allenamento. Ti ringrazio molto e ti auguro buon lavoro.